Capitan Harlock compie 40 anni. Il famoso personaggio nato dalla matita del fumettista Matsumoto sbarcò in Italia il 9 aprile del 1979, diventando uno dei cartoni animati più amati di sempre. Paolo Sommaruga. Il successo non fu immediato. C'era la concorrenza stellare di Spazio 1999 e la diffidenza di chi diceva «sono tutti cartoni fatti al computer». Qualche mese dopo, il pirata spaziale che difende la Terra a bordo dell'astronave Arcadia aveva conquistato tutti. Merito anche della canzone e del messaggio di libertà e avventura che accompagnava i pomeriggi dei ragazzini di allora. Io sono Capitan Harlock ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. 40 anni dopo la prima apparizione in TV, il pirata combatte ancora, immortalato in un film con tanto di anteprima qualche anno fa alla Mostra di Venezia. E non è solo nostalgia dei cinquantenni di oggi, il suo creatore, il maestro Leiji Matsumoto, lo accompagna e lo disegna in giro per il mondo. In autunno sarà a Torino. Il pirata ribelle così abile, benda sull'occhio, cicatrice sul viso, simbolo col teschio, da schivare persino negli anni l'etichetta di pirata di destra o di sinistra e la censura che cambiava le parole alla canzone. Capitan Harlock viaggia nell'anno 2977. Se anticipasse un po' e arrivasse oggi, si schiererebbe magari con Greta e la generazione Z, in marcia galattica per la Terra del futuro.